lunedì 15 gennaio. Le notizie del TG1, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio è stata eseguita questa mattina all'alba dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. I fatti risalgono a febbraio scorso quando un 37enne di Pago del Vallo di Lauro fu ferito gravemente da un proiettile di piccolo calibro. Dopo accurate indagini, il datore della guardia è stato individuato dagli inquirenti. La polizia ha sequestrato ieri un coltello con una lama lunga 6,5 cm a un alunno di 10 anni che frequenta una scuola elementare di Napoli alla periferia est tra San Giovanni a Teduccio e Barra. Il ragazzino che frequenta la quinta classe lo custodiva nel suo zaino. Secondo quanto riferito dalla preside ad un docente, l'alunno l'ha subito consegnato alla maestra quando quest'ultimo gliel'ha chiesto. Il padre, convocato in commissariato con la moglie, ha detto che si trattava di un suo coltello di lavoro. L'uomo è un conciatore di pelli, questo non gli è evitato una denuncia all'autorità giudiziaria competente. Non sono ancora stati resi noti i motivi che hanno spinto il bambino di soli 10 anni ad andare a scuola armato. I cinque ragazzi accusati di aver drogato e stuprato una turista inglese in una struttura alberghiera di Meta di Sorrento rimarranno in carcere fino alla decisione del riesame prevista nei prossimi giorni. Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha respinto ogni richiesta di scarcerazione e gli arresti domiciliari per gli indagati. Intanto la versione dei fatti fornita dalla figlia potrebbe portare alla scarcerazione dei cinque ex dipendenti dell'albergo della costiera sorrentina. Il racconto infatti non coinciderebbe con quello della madre nel verbale che la figlia ha sottoscritto scritto alla polizia di Kent in Inghilterra, che non compare nell'ordinanza cautelare del GIP di Torre Annunziata, avrebbe raccontato alcuni elementi che divergono da quanto descritto dalla madre. La Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, nel corso di un controllo sulla strada provinciale cilentana, ha individuato un furgone che trasportava manufatti pirotecnici e diversi mortai in assenza delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di pubblica sicurezza. Il materiale esplodente trasportato per circa 50 kg è stato sottoposto a sequestro dei finanzieri e il trasportatore è stato denunciato. L'attività di servizio svolta conferma la presenza delle fiamme gialle sul territorio a contrasto dei fenomeni illeciti. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ischia, insieme ai militari dell'ufficio circondariale marittimo dell'isola, hanno sequestrato una struttura immobiliare nel comune di Casamicciola Terme in quanto prive di concessioni e autorizzazioni edilizie. I poliziotti hanno sequestrato un corpo di fabbrica con corte circostante composto da quattro stanze da letto e bagni interni completamente rifinito, scale di accesso al corpo fabbrica, ascensore di accesso al fabbricato, solaio, tettoia, una pedana in calcestruzzo, una scala in muratura di accesso alla pedana, una piscina e un locale interrato adiacente alla struttura. Sono stati inoltre sequestrati mezzi e attrezzature del cantiere. I proprietari, insieme a sei operai, sono stati denunciati. Diminuiscono le rapine in banca in Campania. Nel 2017 infatti sono stati 21 i colpi allo sportello fatti nella regione contro i 31 del 2016 con un calo del 32,3%. Nessun colpo si registra ad Avellino e Benevento. La diminuzione conferma il trend positivo già registrato nella regione negli ultimi anni. Dal 2007 a oggi infatti gli attacchi sono crollati dell'83,6%. Lunedì 28 ai 21 del 2017. E questa è la fotografia che emerge dai dati dell'OSSIF, il centro di ricerca ABI in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un sensibile calo del fenomeno a livello nazionale. E adesso è ufficiale, Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, lo ha reso noto ieri sera la società azzurra sul proprio sito ufficiale. Il neo allenatore del Napoli ha affidato un video in italiano, inglese, francese e spagnolo pubblicato sul profilo Twitter del Calcio Napoli. Le sue prime parole: sono veramente felice e onorato di allenare la squadra di una città unica sostenuta da un tifo impareggiabile. Amici, per la giornata di grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1. Lunedì 15 io stacco.